vede proprio questa cosa che dici tu, il rispetto per l'arte. Ciao ragazzi, video nuovo del mese, quindi altro sì. Mostro sacro, e dal mio punto di vista è veramente un mostro sacro, neanche così tanto conosciuto nell'ambiente magico, comunque non valorizzato come dovrebbe. Quindi questo mese parleremo di Roy Benson, questo signore qui. Yes. Vabbè, allora, un autore importantissimo, come dicevi tu, poco conosciuto, però ha dato dei contributi impressionanti alla prestigiazione. Vi racconto due cose della sua vita perché sono interessanti. Mi avvalgo del sì. Librone, poi ci sarà un video tutto dedicato all'approfondimento esatto. dei contenuti, come siete abituati. Allora, vediamo un pochettino. Parto. Qui ci sono anche un sacco di foto interessanti, quello non so cos'è. Beh, innanzitutto non era il suo vero nome, Roy Benson, è un nome d'arte, lui si chiamava Emerson di cognome, è figlio di Eddie Emerson e la moglie, che poi hanno divorziato a un certo punto della loro vita, però è interessante già dalla primissima infanzia la sua vita, perché lui ha sempre vissuto a contatto con il mondo dello spettacolo. Infatti suo padre era un uomo, uno showman, no? Uno di spettacolo in generale, mentre sua madre faceva la ballerina, e già da bambino lui aveva avuto i primi contatti con la prestigiazione grazie al papà. Poi a un certo punto i genitori divorziano e lui si ritrova all'età di, racconta, 6-7 anni, gli hanno regalato la sua prima scatola magica, e da lì si è totalmente innamorato di questa arte. E già da bambino, da piccolissimo, intorno ai 10 anni, fa la sua prima esibizione, che è già interessante vedere come subito si butta a lavorare certo. con la gente, e dice delle cose interessanti. C'è proprio una citazione qui da qualche parte, eccola qua, che ci sono varie fotografie di lui da bambino con le sue scatole magiche, con i genitori, eccetera. Questa citazione fa pensare tanto, ve la leggo, ve la traduco al volo. È stata la prima volta che sono apparso davanti a una vera platea. No, una platea molto grande. Sì, sì, una platea molto grande, vero. With a real spotlight on me, quindi era il centro, no? Il centro dell'attenzione. Ho lavorato su e... C'è questo passaggio molto interessante, secondo me, che lui racconta di questa sua prima esibizione importante. E ve la leggo, ve la parafraso al volo, sì. perché dice delle cose che fanno pensare tanto, secondo me. Lui qua è lui che parla di se stesso da bambino, dice: era la prima volta che io mi esibivo, apparivo davanti a una platea importante, grossa, e dai primi giorni della scuola dell'infanzia aveva imparato a mettere insieme, insomma, a parlare, a mettere insieme delle frasi di senso compiuto e un poco di più, e dice: ho comunque avuto due elementi che mi hanno aiutato. Uno, perché ero molto giovane, e quindi la mia giovinezza, sì, l'audience era disposta a perdonare perché ero piccolo, ero certo. bambino. E l'altra cosa interessante è che dice che leggendo e studiando la sua scatola magica aveva comunque degli effetti, dei testi che gli consentivano di eseguire delle presentazioni. E dice, questa frase ve la leggo proprio così com'è: and follow a pattern book and use jokes line for line right out of the book, you too can enjoy the complex state of mediocrity which I enjoyed for many years to come. Quindi è un po' una frecciatina, no? Dice, certo. dice se anche voi, se prendete un libro di magia o studiate e ripetete frase per frase le presentazioni e gli scherzi, potete godervi i vostri momenti di mediocrità. Quindi esatto. è una frase che mi ha fatto pensare tanto. Poi poco dopo inizia a esibirsi direttamente, inizia già a lavorare con Leipzig e con altri prestigiatori. Nel 32 a 18 anni c'è la sua prima vera... insomma, momento di spettacolo serio, okay. e da subito lui dice di appassionarsi alla manipolazione di palle da biliardo. Okay. E anche qua c'è una cosa interessante che dice: lui dice che non trovo più dove è il pazzo, però lui diceva questa cosa sulle manipolazioni delle palle da biliardo, che da bambino aveva queste palline che venivano dal suo kit, dalle sue prime scatole magiche. E racconta di suo padre che lo porta in questa sala da biliardo dove ci sono tutti i giocatori che insomma che giocano. Lui si innamora di questi oggetti veri che sono nella vita reale, e dice proprio testualmente che ha deciso di modificare e cambiare totalmente la tecnica, ha fatto un sacco di sacrifici per poter migliorare la sua magia, che è proprio quello che parleremo poi in un, esatto, video. In un altro video legato proprio alla pigrizia delle volte, no? Che certo. è comodo, e allora usiamo attrezzi piccoli. E beh, poi semplicemente lui continua, ha lavorato tutta la vita nel mondo dello spettacolo, quasi tutte le sue relazioni personali vengono da questo mondo. Sì. Credo anche la sua prima compagna fosse una contorsionista, no, c'era una prima dell'immagine anche qui,
Eccola qua, penso che sia la sua prima una delle sue prime fidanzate che portava con sé negli spettacoli. E grazie, lui racconta, grazie proprio a queste figure che gli giravano intorno, oltre a imparare l'arte del stare sulla platea, lui racconta di aver imparato anche l'arte di vendere e di proporsi per il pubblico, perché non solo lo faceva per se stesso ma anche per tutto il suo circondario, no? Quindi ha cominciato un po' a questa pratica del marketing, no? Sì, sì. Un po' agli albori. Successivamente, altri eventi importanti, beh, allora ci sono delle immagini molto belle di lui che lavora a Rockefeller, centro Rockefeller, credo, eccole qua. Mm-hmm. Sì. Sì, Rockefeller Center, quindi si è esibito a Rockefeller e poi si è esibito tanto anche in televisione con Ed Sullivan. E quindi una vita, una carriera totalmente dedicata alla prestigiazione, certo. Però non alla prestigiazione amatoriale, proprio era un professionista, era uno che ci ha messo proprio le mani in pasta nella professione, e si evince proprio anche da poi quello che vedrete negli altri video, esatto, di questo libro. Il grosso dei contenuti, c'è questa cosa che io, la prima volta che ho letto questo testo, forse un po' presto per me per leggerlo, perché sono rimasto un po' deluso da un certo punto di vista dai giochi o dai contenuti, perché sono cose che dici vabbè, interessante, cosa me ne faccio? Certo. E invece visto con un occhio più professionale, cioè, sono delle miniere d'oro, assolutamente è una cosa incredibile. Sì, l'ho accennato anche in altri video, teniamo presente che parte del repertorio di Fred Capps, che sono i, come si dice, signature tricks, no, di Capps, sì, in realtà arriva dal repertorio di Roy Benson. Okay. Quindi Roy Benson, Capps prende da Roy Benson sostanzialmente due giochi molto associati a Capps, uno un po' meno associato a Capps, ma che faceva comunque il spettacolo, che sono il gioco delle bacchette cinesi, sì, del bambù, e soprattutto il gioco del sale. Sì. Non sto a entrare nei dettagli della storia del gioco del sale perché c'è un video dedicato, okay, al gioco del sale. D'accordo. L'altra cosa che mi faceva ridere, un aneddoto che io ricordo quando lessi, mm-hmm, questo libro praticamente 10 anni fa, è che all'epoca lui era in competizione artistica con un altro prestigiatore che era Fred Keating, sì, che era molto famoso e tra l'altro ha avuto anche apparizioni in film e via dicendo. Sì. Ma nonostante fossero rivali, nonostante cercassero tra virgolette di rubarsi il lavoro, comunque in quegli anni, cosa che ormai è scomparsa, c'era anche un'etica di un certo tipo e c'era un rispetto verso la prestigiazione fenomenale. Quindi si racconta questo episodio in cui tutte e due facevano la routine degli anelli cinesi. Sì. Ok? E tutte e due ovviamente dicevano e pensavano di farla meglio dell'altro. Ok. Allora, a un certo punto Benson, che comunque era smart, era divertente, era ironico, aveva una prontezza mentale di un certo tipo, inizia a fare lo spettacolo e vede in prima fila Fred Keating che sta guardando il suo spettacolo. A un certo punto pensa, mi sto immaginando, sto un po' romanzando la scena, certo, no? Però quello che è successo poi è vero. Ragione, dice, come faccio? Devo sfruttare questa occasione. Come faccio a dimostrare al pubblico che la mia routine di anelli cinesi è più magica di quella di Fred Keating? E gli viene in mente questa genialata totale, per la quale inizia a fare la routine. A un certo punto fa una cosa che nessun altro prestigiatore in vita sua ha mai fatto in una routine di anelli cinesi, e secondo me è stato un colpo di genio esagerato. E si vede proprio questa cosa che dici tu, il rispetto per l'arte.